Mi fa piacere essere qui presente perché abbiamo messo insieme due realtà che qui sul territorio sono molto conosciute, erano presenti, quindi da una parte un'azienda storica che era la ex Pirelli, che purtroppo questa multinazionale Bekaert ha deciso di chiudere. Come si diceva, sono stati raccolti questi fondi di solidarietà da parte della cittadinanza, ma del territorio tutto, non solo di Figline. E dall'altra parte il Calcite, che è un'associazione che qui sul territorio fa tanto del bene alla cittadinanza, a chi ha bisogno. Avevamo un fondo di solidarietà donato dalla cittadinanza di Figline e quindi purtroppo questi soldi non sono serviti a far riaprire il nostro stabilimento, diciamo, tutte le iniziative che abbiamo messo in campo non sono riuscite a finalizzare al meglio, diciamo, la nostra vertenza. Abbiamo pensato di restituire questi soldi alla cittadinanza e individuando un'associazione, diciamo, forse la più importante che esiste a Figline, che sta storicamente vicino alla cittadinanza, quindi il Calcit. Non siamo riusciti a mantenere vivo lo stabilimento e quindi i lavoratori purtroppo sono stati licenziati, però con le istituzioni stiamo pressando perché queste facciano di tutto perché i lavoratori rimanenti vengano, quei centinaia di persone che sono state licenziate alla fine del percorso, siano ricollocate sul territorio. Ci sono delle discussioni anche con la Confindustria Firenze che si spera che portino a qualche collegamento con qualche azienda che abbia necessità di assumere e che quindi attinga dal bacino di questi lavoratori, quindi l'ex Bekaert e ex Pirelli. Non trovo le parole per ringraziare gli amici della UILM che hanno voluto donare al Calcite un assegno molto importante, un assegno che ci aiuterà ad andare avanti nella nostra lotta. Noi, come loro, siamo paladini della Costituzione, loro per il diritto al lavoro, noi per il diritto alla salute. Ecco, loro con i contributi che hanno ricevuto dalla popolazione per le loro lotte sindacali hanno voluto dare una parte di questi contributi ricevuti, ridonare alla popolazione tramite il Calcite. E noi lo faremo perché, come ben sapete, noi da qualche tempo, oltre a curare il nostro DEA oncologico del Serristori, ci siamo fatti appunto paladini della salute per garantire la ripresa di piena attività del presidio ospedaliero Serristori. E quindi ecco, noi utilizzeremo questi fondi per garantire ancora una volta attrezzature e personale medico all'ospedale se ci sarà necessario per farlo ripartire come era prima del Covid. Ma non solo. Cercheremo di utilizzare anche questo per altre nostre attività, visto che l'immobilismo dell'ASL per quanto riguarda la ripartenza dell'ospedale, noi pensiamo di aprire un nostro ambulatorio e quindi penseremo anche di utilizzare questi fondi per attrezzare meglio l'ambulatorio per garantire a tutti il diritto alla salute.